Che mettiamoci a mente che dovevo dire, però, se no non sapevo. Ma che ne so, mandando abbraccio, no? Ah, vabbè, così la spannicio. Intanto smaltisci un po', ma c'è tutto il muscolo questo. Non si tira! Ma guarda, no? Non c'è la cinta. Cioè questa era. Non so quella cinta. Ah, no, questa qui c'è il bilanciere, no? Però ci dovrebbe essere un affare qui. Che tira praticamente. No, sì, ma dovrebbe tirare. Ecco. Ma sai, da registrare. No, questa è un deserto. Basta, è già finito. Esatto, ho visto. Aspetta ora. Sì, aspetta. No, deve stare. No, che l'ho dovuto alzare perché sennò a me questa qui non mi si piega più del 90 gradi il ginocchio. Ah sì, me l'avevo. Allora deve stare più alta. Oh, eccoci qui, guarda un po'. Oh, cosa fa dentro casa mia? Oh. Caro Luca, mi è venuto a trovare, guarda un po' che chi c'è. Una miseria, Davide. Un piacere, Matteo. Davide, di Me La Godo, dimmi sì, un po' bene il vabbè, canale tuo. Sono il meno famoso di Me La Godo, Clint Eastwood 82. Meno famoso. Il vero Clint Eastwood era molto famoso. Era famoso. Sì, e lui sei un altro po'. E sei venuto da Roma. Sono venuto da Roma per venire a trovare Luca e a me. E poi lui non si sapeva neanche se c'era, noi ce l'abbiamo beccato. Io sono sempre imprevedibile, non si sa mai dove sto. Mai, non ci sto quasi mai, Luca mille volte me l'avrà detto da fare video insieme, quando voglio fare qualcosa insieme da contattarlo, non l'ho contattato mai perché sto sempre di qua, di là, non si sa più come fa. L'impegno è tanti, un bel po'. Oggi, vedi, stavo dentro casa, niente capita per caso, come detto prima, no. E siete venuti qui, mi siete trovato. Contentissimo. Luca lei ha fatto la bicicletta di nonno Pippo. Che hai fatto? Hai fatto sì. 20 nonno secondi. Che 20 minuti e taglia sì. Smonta. Sì, taglia, sì, smonta. È vero. L'hai messo a sede tu. Già, niente, non è. È apposta, qualcosa è. Lu, se te vuoi mettere lì in modo che ci si vede bene. Come ti pare? Mi metto là. Se te vuoi mettere lì in modo che ci si vede bene di fronte. Oggi è una cosa incredibile, La tua visita, la visita di Luca è sempre incredibile, mi fa sempre. Al centro che sei tu il protagonista. No, quello è il protagonista. Aspetta, siete voi. No, vabbè. Io confronto niente. Io comunque voglio dire, la visita di Luca mi fa sempre un grandissimo piacere. E Davide, io non me l'aspettavo mai. L'ho visto quando tu visto? L'anno scorso. A settembre dell'anno scorso. Quando mi ho fatto io e Luca il video col metadetector che è venuto i carabinieri, c'era Davide. C'ero io, però allora non ero neanche attivo su YouTube, quindi non. Però te ci hai avvertito che stavano venendo i carabinieri. Certo. Dopo ci abbiamo parlato con i carabinieri tranquillamente perché non facevi niente di male, facevi solo un video de scavo della terra. Parlami un po' forte e allora la gente senza sospettita hanno chiamato i carabinieri. Davide è qui soprattutto perché praticamente è un membro nuovo del gruppo nuovo di Ghost Hunting che si chiama Afterlife Investigators. Sì, un membro ballerino perché vabbè, sta a Roma. Sta a Roma, ora che viene su ci vuole una vita, però è venuto su, vedi che buona volontà e poi quanta amicizia c'ha. Guarda un po'. E la luna. No, questo è il logo del canale mio. È il logo del canale tuo, hai scelto la luna, guarda le bello, mi sa che bel logo, Luca. Bellissimo. Mac Adventure. Ma non c'è, dico una cosa che fa incazzare, ma non ci potrei scrivere Lucone. Ma te sei un testa di cazzo. E dopo se uno te mena, te le tieni, capito? Senti, Luca l'ha detto sempre che non vuole che si chiama Lucone, anche io lo chiamavo così, però non pensavo che gli dava fastidio. Ma no, vabbè, è finita lì, ma questo proprio. No, aspetta. No, io mi sono scordato su WhatsApp. Attento Davide che te sbagli la testa. Su WhatsApp io mi sono scordato, l'ho salvato come Lucone. Basta! Ma non lo devi dire, no, questo fanno apposta. No, Mac, basta, dopo ecco. Quindi ho salvato Luci, dopo la fine dice sempre Luci. È rimasto così. No, dopo no. Alla fine gli mia. Dopo se andiamo a qualche ispezione c'è rimane lì, È una miseria. E quindi cos'è che dicevi? Dì del gruppo nuovo, dai. Il gruppo tuo, è preciso, il nome proprio, preciso. Ah no, come si chiama? Di quelli. No, il mio gruppo me la godo, ormai lo conosco, no.
tutti lo conosce, però quelli del canale mio non so. L'avranno sentito, vabbè, ma io so più il meno famoso del gruppo. Me la godo con Johnny Crick, che non lo conoscete. Io sempre che detto. Che cazzo è questo? Vabbè, ah, io ma tu sì. Fai lo stronzo con no, me, io faccio lo stronzo con te, no? Cioè, chi non conosce Johnny Crick l'ho sempre accostato a Matteo, perché sa tuo personaggio. Dai, tu lo tieni io me. Basta, stai parlando un po' del coro. E niente, vabbè, quello si sa, invece del gruppo di e del gruppo dello Standing, dai. Vabbè, il gruppo nuovo dello Standing, l'ho detto, si chiama Afterlife Investigators, quelli che iscritti al canale mio già lo sa. Stasera, quanto lo metti sul video? Questo video stasera o domani? Noi stasera facciamo la prima investigazione del paranormale sul nuovo canale di Afterlife Investigators. E niente. Quindi se lo metto domani già l'avete fatto. No, io lo so. Se questo video lo metto domani già l'avete fatto l'investigazione. E sarà pubblica nel tuo canale. Nel mio? Su, no, nel mio, nel canale proprio delle investigazioni. Ah, proprio il canale a parte? Sì, abbiamo fatto un gruppo nuovo, un canale nuovo che si chiama Afterlife Investigators. E poi, cioè, anche io faccio il mio, sul canale mio, ma ci metto gli anni prima di pubblicarlo. Vabbè, io pure da loro fa tutte le cose che prima faceva Pasquale, sezionare tutti i video, foto, gli audio, poi... Tutti gli esami dopo della investigazione. Adesso tocca farlo tutto a me. C'è una miseria. Quindi comunque non ci vorrà poco. Certo, te ci metti in mezzo a mettere il video, però... diciamo che per 3 giorni non ce li vuole. Certo, devi esaminare tutto, pure gli altri. Sì. È una miseria, Luca, te ci vuole la pazienza. Vabbè, lo fa. Mi piace, mi gusta. Tanto quando una roba appassiona, l'altro piace. L'ha abbandonato, ha fatto un casino e io l'ho riaperto per i cazzi miei. Ognuno fa le sue scelte, loro hanno i loro motivi. E poi, come hai detto prima, se uno c'ha una passione la porta avanti bene, perché se ti piace, ti appassiona. Sì, infatti. A me pure mi piace tanto le produzioni video, le sperimentazioni. Ultimamente non ho potuto più, perché sto sempre qui, giro sempre dentro la macchina, in duo. Tutti i viaggi, controviaggi, e non ho potuto più combinare niente. Ti dico, mi piace, un bel po', sono contento, mi ha fatto tanto piacere della vostra presenza qui a casa mia, che mi avete venuto a trovare. Ma fa piacere. È stato del botto, nel senso, non è stato preparato. Pure dal Totte dicevano che era preparato. No, la gente c'è sta chi critica sempre che è preparato. Sì, è tutto stesso. Cioè, uno può parlare quanto gli pare, per noi stiamo qua, io per amicizia anche lui. Io sono meno amico, cioè sono amico di lui, ma lo conosco da meno tempo, nel senso, gli voglio bene, però Luca lo conosce dalla vita, quindi c'è un rapporto d'amicizia migliore. Ah, te a Luca lo conosci da più tempo? No, tu a Luca, dicevo. Ah, siamo dei bambini. Voi da quando eravate piccoli e facevate judo, quant'è? Sì, sì, sì. Anni 80. Io lo conosco da meno, ma le voglio più uguale. Poi ci saranno gli invidiosi che dicono... Luca, non faticato pure insieme. Poi gli invidiosi che dicono, stiamo qua per convenienza. Dicessero quello che io ma convenienza di copia non si guadagna più niente. Ma di copia, quello di Afterlife mica è monetizzato. Manco il midroll funziona su YouTube. Non funziona più niente. Io ce li metto, cioè si mette il midroll, però non funziona. Sì, ma non te li monetizza, poi che ce li metti a fare? Solo la gente si rompe le palle che magari c'è la pubblicità e manco te la paga. Certo. Ah sì? Sì. Certo. YouTube è così, certe cose le monetizza, altre no, o di meno, dipende da quanto. Ma è un problema, un casino, non si capisce più. Ma avete visto, pure nella televisione ha detto che Google ha perso un sacco di miliardi di euro. Ma è normale, sta a fare stronzate e dopo se la paga. Dopo deve pagare. Sì. E allora Davide, cos'è che dicevi sul fatto dell'investigazione, che farete una investigazione stasera? Sì. Ci proviamo. E ogni volta te veniresti su? No, allora io sono un membro ballerino, nel senso, che stando a Roma. Ogni tanto ci so, vuoi. Pure per questo, io non lo so su Luca se adesso vuoi lanciare l'appello, se c'è qualcuno che magari non ha visto quel video dove, se c'è gente interessata. Se c'è qualcuno interessato a far parte di Afterlife Investigator su DVD. Oppure dei improver, stanno nelle province. È difficile a dire una roba del genere, perché magari ti viene 10 persone, ma va a sapere chi cazzo è, capito?
te puoi fidare. È quello, cioè quando tu fai una cosa così bisogna che c'hai comunque una persona fiducia, di fiducia, delle persone fidate, non è che poi chiappa il primo che capita. Però sì, però magari su YouTube ci stanno tante, tante persone che hanno sta passione, qualcuno magari per carità, fa pure dei video e noi non lo conosciamo. Ma per carità, ma io sono ben disposto di conoscere qualsiasi persona voglia, diciamo, fa parte del gruppo. Però naturalmente c'è da fare prima due parole, chiariamo un attimo una cosa, magari famo un video di prova, vediamo, famo, cioè, non è che deve essere, cioè va visto sul momento, ecco. Anche perché uno dice, tanti dice, ah, scena figata, eccetera, e poi dopo si caga a mano. Ah, sì, sì, c'hanno paura. C'hanno paura. E poi magari quello che ti piace il culo, quell'altro che ti dice male. Poi lo sai, adesso che stai anche tu esposto in esposizione, le vedi, le gente. Ma guarda, ti dirà, per il canale mio non c'è tutto sto gramma, cioè, devo dire la sincera verità. Però ti sei reso conto di tante persone traditrici che non te l'aspettavi? Ma quel... No, a me non mi ha tradito nessuno, nel senso, non come a te. Come tuo amico nostro, che ci credevamo che era bravo. Invece... Ah, beh sì, quella volta che abbiamo fatto a Cagnara, quello... Quello è una cosa molto grave, eh. Comunque, come diceva Davide, se puoi dire quella cosa lì del 2? Se vuoi dirla, ma tanto non so quanti la capiscono. Sarebbe meglio che... meglio una cosa che implica... Quella faccenda del 2, no? De quel video che io ho fatto con un giorno all'Osi di Tolentino. Ah, beh, lo sai. Se puoi dirlo. Perché non l'abbiamo detto mai insieme, capito? Dillo, sì. Ma tanto la gente, la maggior parte, non c'è credo a queste cose, ma uno le dice, poi... Ognuno è libero di pensarla come vuole, sì, dirla, sì, sì. E beh, è meglio che lo dici te perché hai esaminato bene. No, dilla tu. Dilla te, che la dici meglio. È vero. Allora, quando siete andati con Pasquale che c'era il video... Parla con loro. Parla, guarda lì, guarda, se non ti segui. Che Pasquale si era posseduto, però lo sai meglio tu perché c'eri tu la sera, ok? Che Pasquale pare che si era posseduto... Non è che pare. Non lo so che era successo, ok? Cioè, credo queste cose però vanno tutte. Sinceramente non so neanche di preciso cosa è successo. Vabbè, insomma, era successo un macello là dentro. Eravate in un luogo infestato. E a un certo punto il rosario, pam, io si spacca. A me? Sì. A lui si spacca il rosario. Ce l'avevo al collo. Era quello rosso. Sì, quello bello che ti ho fatto vedere a te, che ti ho prestato sul mare. Sì, del cristallo. Sì, che ci avevi fatto il rosario sul mare dentro la buca. Quello lì. Oh, 8 euro di rosario, più dopo l'ho fatto benedire alla chiesa di Loreto. E poi quello è forte, voglio dire, come fa? Era tutto di metallo. Vabbè, ma ora non è il discorso. Vabbè, comunque si è rotto il rosario sul collo di lui. Poi lui fa il video, che era cena, è entrato qualcuno? Cena all'Oasi del Tolentino, là, mi pare. Ho fatto e ha preso il rosario e l'ha spaccato, ma nello stesso giorno. Perché credeva che a 6 decine... premetto che io non è che sono cattolico come loro, io sono cristiano, ma la penso a modo mio. Però mi è stato regalato un rosario a 6 decine. Pure il rosario e tutto, ok? A 6 decine lui diceva non va bene, in realtà a 6 decine mi pare che è una... Non è de Lourdes a 6 decine? È di un'altra preghiera. È di un'altra... come posso dire... È di un'altra arma contro il maligno. Sì, però ci sono quelli che seguono Fatima, quelli che seguono Medjugorje, vabbè, era una di queste, a 6 decine, ho detto no, non va bene, l'ha spaccato. Proprio negli stessi giorni in cui a lui si rompeva. Il giorno dopo. Poi no, rispetto ai video era la sera stessa. Pensa tu. Quindi il 2... Sembra proprio un segno proprio strano, però cioè, parlo comunque a persone che magari neanche ci credono, quindi... Però perché se ci crede niente capita per caso, il 2 guarda caso, niente capita per caso, guarda caso. Il 2 pare, secondo, perché io ho studiato molto storia del cristianesimo. Il 2 è un numero occulto. Sa che il giorno non è storia dell'esoterismo, il 2 ha accostato al diavolo. Mi sa che c'era tipo qualche giorno di differenza, non mi ricordo da preciso. Sì, no, ma 2 nel senso 2 rosari, non sì, 2 rosari, 2... Vabbè, ma quello l'ho rotto lui, a me, io non l'ho rotto io, mi è stato rotto. Non so
quando c'è, vabbè, c'è è tutto l'insieme almeno di collegamento a pensare sì che si l'ha rotto nell'aria, eravate incazzati, ognuno si era proprio sfaldato il gruppo, ma io non ero incazzato, io non ce l'avevo con lui, era solo che chiaramente poi ci sarà chi guarda e dirà questo mo sta inventando se stesso Stefano Navigazione. Ah, non ci pensavo no, minimamente. Ho detto solo tranquillamente che mi è parso un segno così, poi ognuno chi crede, chi non crede. Sì, sì, io non ce ne frega niente. Io, guarda, tutta questa storia mia che mi sono esposto in internet non mi ha mai fregato niente di nessuno, le critiche, tutte queste cose. Certo, inizialmente non me l'aspettavo mai da avere tutte le critiche, tutti scagliati, i genitori, tutti i familiari, i preti, la chiesa, tutti contro di me, tutti. Dall'inizio alla dal 2006 che poi chi gli dice contro gli dice c'ha le paranoie che non è vero che tutto il mondo non è vero gli danno proprio contro comunque adesso a me non me ne frega niente, capito? Dopo nell'arco di un po', dopo un po' di tempo a me sono andato sempre avanti, capito? Non mi sono fermato a niente, non mi interessa a me se tutti contro di me, perché io so che non ho fatto niente di male, ma neanche tutti contro di me, è una parte di gente che la pensa in un altro modo, diversamente da tu. A me perché non mi hanno detto, oh, non ce li fa, se vuoi continuare con il canale non ce li fa più i video con Matteo. Lo so. Ma cosa te ne frega a te che faccio i video io? Ma ci sono i cavoli sì, loro. Sì. Non lo so. Però voglio dire, no? Per dispetto, ci sono venuto apposta, non c'è mai pensato di quel video. No. Però Ludi c'ha sempre... dice fammi sempre i video a me mi piace, porca miseria, ti ricordi quando me l'hai tagliato te col coltello a metà? Vabbè, lo scorpione non pizzica mai sotto, no, pizzica sopra, se ti tocchi davanti sì. Ti rendi conto, Dani, anche da fianco te va la coda, questo è il corpo, se non lo tocchi ti va a pegare te, non sai niente, giù su chi c'era una fabbrica a posto del corpo, se non andai dentro quella fabbrica abbandonata per piare il compensato per farci la capanna. No, e mi è andato pure per più al polistirolo. Io perché ci andavo pure con Luca, con Attilio. Sì, con Attilio, mio cugino. Che sarebbe mio zio, ma io dico mio cugino perché è più piccolo. Sì, infatti. E con Attilio andavi lì a più al legno, invece insieme con il polistirolo. Il polistirolo. E faccio le barche, le imbarcazioni galleggianti. Allora quando andavi lì, aprimi la porta con la gamba. E una volta ho aperto la porta con la gamba, forte, è cascato uno scorpione così la testa mia. Luca col coltello l'ha tirato, l'ha tagliato in due lo scorpione. Porca miseria. In due. Molto. Ma io ce l'ho sempre la micetta. Sempre il coltello, Luca, da quando era piccolo. Non mi fa vedere queste cose che dopo. Vabbè, stavo dentro casa. Lo sai, no. Dopo, ho tirato fuori una sciabola, ma sai che si inventano questo coltelletto? Sì, cosa che stiamo dentro casa? Una katana ha tirato fuori, con sapore. Vuoi vedere? Sì. Lo devi aprire prima sotto. È un butterfly. E na miseria. È pure rotato. Sì, vabbè, è normale. Ma questo, te, quando, ma dopo che hai mangiato, no? Che c'è scacchi dentro. Te li stacchi via. No, vabbè, se stai attento, no. Fai devi tagliare un pezzo di pasta ai fori. Devi tagliare le unghie. Sì, sì, sempre utile un po'. Sempre utile. A me non sono mai piaciuti, però. Cioè proprio come arma, per me con bastone, ma. I coltelli no. Sì, ma bastone. Te fa male. Per difesa, no? Che ci andiamo a attaccare la gente. Vabbè, io ce l'ho sempre il bastone da passeggio, Se io ho distolto dai discorsi che volevate fare, discorrete pure, perché sennò ce sono sempre di mezzo. No, ci andate tu. Davide è venuto da Roma, pensa un po' che roba. Io a questo qua lo accosto sempre a Johnny Crick, perché sono due perle sincere su YouTube, io dico dei più famosi, Vabbè, lui che è Johnny Crick, perché lui... A parte che lo conosco, te conoscono da tutta quanta che stai su YouTube, no? Io dal 2006, però ufficialmente dal 2010. Che lo piano per culo che non fa viso te qua e là. Lui è stato uno dei primi che hai fatto 1 milione di visualizzazioni per il video di tuo nonno, mi pare che della bara. L'hai detto tu in un video? Sì, Umberto. È stato uno dei primi, un pioniere di YouTube. E sotto i video di Human Safari... Quindi quanto mi complimenta, Davide. Sotto i video di Human Safari, che mo è seguitissimo, scrivono spesso, oh, hai buccato, come Matteo è conosciuto. Oh, ma... Fa un po' vedere la lingua? No. No, perché è sporca di merda, a forza di leccare il culo.
Ah, ho capito la battuta. No, è vero, è vero. Questo pezzo lo tagliamo. No, no, Matteo, lo rispetto proprio. Uno spettacolo. Grazie, a nessuno, a nessuno. Grazie, grazie. Non me l'aspettavo che c'avevi tutta sta stima di me. No, no, voglio. Io ti ringrazio. Johnny Crick, io li vorrei riunire, a lui e Johnny Crick, non vedo, però quello sta a Torino. Ecco, tu stai qua. Io perché non seguo YouTube. Non ce l'hai dentro la macchina, Crick? Glielo pure adesso, sì, no. La pia. Johnny sarebbe disponibile, ma abitate 100.000 lontano, chilometri. Troppo lontano. Una volta, nel 2015, sono andato a Torino. Pendante col paese fantasma. No, Consol non sta a Milano. Consol, no. Sì, sta a Milano, però sono arrivato a Torino. Prima sono andato a Consono, poi sono andato a Torino per incontrarmi con Roberto, quello lì della radio. Roberto, che adesso è sparito dalla circolazione. Non mi ricordo manco più il cognome. Mi ha detto che è andato a Torino per incontrare Andrea. Con il copro, con l'elicottero. Ma quello che ha scritto ultimamente. L'ha fatto. E invece a me mi hanno proposto di andare a Firenze dentro un ospedale abbandonato e dopo non si è fatto sentire più quello, è finito lì. Stavamo a dire che in Alta Italia è pieno. In Alta Italia è pieno di posti abbandonati, per esempio vicino l'Atlear e Ciampi, sì, a Torino, sì, c'è tante fabbriche abbandonate, c'è una torre dei specchi altissima, tutto abbandonato. Vabbè, vicino a Torino c'è il famoso castello della Rotta, là è pieno, dicono che è statissimo. Poi. Ma se bondà. Sì, là sì, perché ci sono andati già due video, è aperto. Stiamo a discorrere dei posti abbandonati che c'è in Alta Italia, perché chi ormai lo gira di tutti i posti. Beh, qua certo. A Roma pure c'è parecchie cose, però. Ma il problema è sempre averci i permessi per poter entrare. Se c'hai i permessi fai come te pare. Io tipo per il gruppo nuovo sono riuscito a recuperare 3-4 permessi pendente le case. Dopo tu gli fai una delibera che praticamente se ti succede qualcosa, certo, gli togli la responsabilità, gli togli la responsabilità, certo, e basta, è fine del problema. Come quando con Italian Ghost quella volta sono andato dentro un fortino e ci siamo fatti firmare la liberatoria. Certo. Così uno sta tranquillo. Sì, non c'è, a meno che non sia un rudere completamente aperto, là non. Lo so, però comunque è sempre di qualcuno, se non è di qualcuno è dello Stato. Se sì, è dello Stato lascia perdere, perché tanto la delibera per entrare dentro non te la danno giù. A meno che non sei politico. È vero. È meglio che è di qualcuno che magari ci fai due parole come ho fatto io. Sì. Ci parli, ci discoli un attimo, dici guarda, mica te andiamo a sfasciare niente, dici pure se magari ti rompiamo qualcosa, ipoteticamente parlando, te lo pago, non è che. Sì, però tanto così rompi, se vai a sperimentare solo cosa. Ma infatti non rompiamo niente. Apposta. Però capito, se te c'hai il consenso informato del proprietario della casa, stai con le spalle coperte che nessuno ti può rompere i coglioni. Sì, sì. Io ho fatto per esempio la maggior parte delle volte sempre documenti dello stato, dell'immobile che è tutto distrutto, tutto vandalizzato, c'è boccate tutta la gente possibile. Però non si può fare lo stesso. Però non si può fare lo stesso anche se non c'è cartelli, anche se non c'è vietato entrare, anche se non c'è la recinzione, capito? Anche se tutto rotto non si può fare. Se non, c'è l'approvazione del padrone non puoi fare un capo. Sì, però chi è che è andato lì, hanno spaccato tutto, lo possono fare perché? Perché non hanno fatto un video. Grazie al cazzo, ma se tu vai lì per spaccare la roba mica fai un video. Certo, io proprio esempio, io fu un video perché documento l'ingratitudine e la distruzione del luogo. Tutto lì, è solo un documento di denuncia, ma però non si può fare manco quello. Per fare un cazzo. Però chi è che va lì a vandalizzare e non fa i video, ci può andare tutti. Certo. Tipo le fabbriche abbandonate e distrutte, ci sono andati tutti lì, per andare a sperimentare. Hanno rotto tutto, arrivo io che fa un video, è colpa mia. Non solo rompono, se fregano proprio le cose. Sì. Ricaricano pure. Arrivo io, è colpa dei Montesi, ha spaccato tutto Montesi, che prima c'è andati i vandali di tutti i tipi. Ma il problema è soltanto perché te anche dici il luogo, capito? Dici io sto qui, in via qui. Dopo la gente che mi odia, se vanno a informare, contattano il proprietario. Poi lo sai, voglio dire. No, sì, ho voglia. E sono andato a scrivere due parole sotto il coso suo, mi hanno ammazzato.
Sì. Ma ne massa dato dei messaggi. No, per carità, qualcuno pure bravo, però. Ma lì è il mondo. Vabbè, noi non posso. È il mondo di quello youtuber di chi fa video lì. Sì, sì. Qualunque cosa scrivi, negativa viene tolta. Mm. No, non me l'ha tolta. O, no, o tolta o attaccata. Positiva, sta là, deve elogiare. Mi sa di aver capito che dura poco. Tanto tutte le cose che viene dal maligno hanno una corta durata. Non può durare tanto. Che poi si lamentano, posso dire questa cosa, che spesso se uno, ho insultato Matteo mi hanno tolto il commento, se andate a scrivere delle parole grosse è normale. Ma chiunque, anche nel canale mio, anche nel canale tuo, a qualsiasi parte. Qualcosa se vuoi pure lasciare. Uno dice, e allora dico, no, c'è la censura. Esatto, se a me può offendere i miei figli, ma offendere gravemente, io li cancelli, già. Esatto, il canale mio farò come le fare. Certo, gli dicono che censuri, che levi tutto, non è vero, tante critiche ci stanno. Non è vero, c'è un macello di critiche, sono pieno. A parte che a me non mi frega, non mi fa né caldo né freddo, guarda. Io mi metto a ridere. Non ascolta nessuno, testa dritta. A me non mi frega niente di nessuno, guarda, perché se io do retta agli altri non fo niente. E tutti siamo cucini, perché se diamo retta agli altri non raggiungeremo mai. No, ma poi uno ha le idee diverse. Quello dice magari fa il bucaggio, quell'altro te rompi i coglioni che fai il bucaggio, quello ti dice è andato in telefonia, quell'altro te rompi i coglioni perché va in telefonia. Sì, sì, quell'altro dice meglio i campi, un altro dice meglio la natura, ma un altro è meglio l'esperimentazione, un altro perché non fai video col kayak? Perché non fai video lì là, il suo gioco? Quell'altro prega, quell'altro Monica. Vabbè, quello lo diceva pure Luke, che lo conosci, Luke, quello che fa le live, che il tempo fa quando sei lamentavano nei suoi video, faceva un gioco, gliene dicevano un altro. Ah, se lamentavano. Su YouTube è una guerra continua. È una guerra continua. Uno deve andare avanti a testa bassa, con gli occhi, paraocchi dei cavalli e basta. Poi come te pare, basta. Se c'è una richiesta di qualche fan che può vedere certo, cosa, per carità. Certo, certo. Se uno però ti dicevo, puoi sperimentare sul luogo, io dopo valuto se lo posso sperimentare. Adè però. Te puoi fare niente. Adè purtroppo. Non si può fare niente perché è meglio a sto punto andare in mezzo alla natura come facevo un tempo, c'è il fiume Musò che non rischio niente e sto in mezzo alla me energizzo, sto meglio, capito? Mi ricarico. Quando hai fatto il video che ti sei ultimamente, no? Ti sei messo dentro il fiume e ti sei riempito di aria e il giorno dopo stavi male. Quello però era andato da un'altra parte e apposta sono stato male. Non era tanto le alghe. Beh, io penso che non ti fa tanto bene quella roba. Ma di per sé farebbe bene, ma se il fiume è inquinato. È inquinato, allora, cioè, sì, capito? Come vivere? Te le alghe c'è col terreno, una volta per l'aspettato. Te le alghe c'è tutti i vermini che ti pizzicano. Ecco, appunto. Cioè, tipo i bigatti, però pizzica. No, c'è tipo le forbicette. No, come i bigatti. Però il punto è questo, che tu facendo una cosa del genere, a parte l'inquinamento, il fognatore, gli scarichi delle fabbriche, sì, tu te becchi tutto. Cioè devi stare attento. Gli insetti che te pungono. Addirittura il dottore no, l'anno scorso mi ha detto, ma te, Lusardi, no? Che prima andassi in pensione, mi ha detto, lo sai che perfino una goccia d'acqua che ti manca l'occhio, se è virale, se è infiettata, sì, te puoi infettare tutto il corpo. Cazzo, dentro l'occhio c'è tutti i capillari aperti. Davide, ti ho interrotto. No, te c'è quel più pure l'AIDS soltanto con uno sgrizzo di sangue in gli occhi. È vero, sai se dicevi scusa che tonte. No, non mi ricordo, del Tevere, no? Del Tevere che è inquinato, me sa più del Musone. C'è le capre che vanno incontro, ma come i delfini sul Tevere. E quanta cocaina c'è? Mamma mia. Però per dare spettacolo ogni tanto è anche carina qualcosa, come la schiuma da barba, posso dirla quella? Sì, sì. Che dicono che spreca. Allora. Ma è schiuma da barba? Nei film ci sono. Sapone, no? Nei film ci sono i materiali di scena, no? E vengono sprecati per fare uno spettacolo, per dare per far divertire la gente. Lui si è fatto il faccione così, è divertente. No, chi lo attacca è spreca. Ma cosa spreca? Non è fatto, non ha usato per la barba, non ha usato per allora tutti quelli videogamer lì che comprano i giochi a un sacco di soldi che costa quant'è? 80 euro a gioco? Sì, 70, 60. Quanti giochi cambiano al giorno? Coso lì Zeb, chi è Zeb, mi pare?
quello lì quante ne cambia? Quello è bravissimo, no? Fa i giochi. Vabbè, Zeb è ormai. È un Zeb, quello è un genio. Però Zeb è un genio, no? Cambia i giochi una volta al giorno, 3-4 giochi al giorno. E non ci si può credere, voglio dire. Lo spreco lì. Penso che dopo lì gli vengono neanche forniti dagli sponsor. Sì, danno sponsor, ma non è che spreco là. Lui deve sponsorizzare certi giochi e glieli mandano, alcuni li compra tipo GTA, certo. Non lo dà nessuno, manco il più famoso, sì. Non lo compra, ma sono 60 euro, non penso siano una spesa così per... A me mi hanno regalato quel compleanno. Vabbè, sì, un però fan, l'ho comprato, sì, io parlo proprio mandato dalla casa, la Rockstar non guarda in faccia nessuno. Guardi così? Perché... non mi ricordo vabbè, più, me ne vado, però, avrei compiuto gli anni. 4 aprile. Una miseria, non ho saputo niente. Cioè, tu hai mandato gli auguri tramite... Hai fatto un live? Allora... Ti ho mandato gli auguri? Ho fatto, sì, mi hai mandato gli auguri in live, sì. Però dopo ho finito tutto perché non ci siamo visti più. Ma da oggi c'è stata una riappacificazione. Ma non c'è stato mai un... Cioè, no, 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 non c'è stato mai una guerra. No, cioè, nel senso un riavvicinamento, scusa, ho sbagliato il termine. Ecco, spero che ogni tanto vedremo... Io guarda, ho la fortuna, grazie a Dio, che non porto né odio né rancore per nessuno. Manco quelli che mi sei dati contro, che prima erano tutti amici. Ma che vuol dire mica tu sei venuto qua? No, no, mica no, tu, no, no, non parlo di te. Dopo la gente pensa che sono... Pensa di lui, Luca, cosa c'entra? Io dico... Anche donne, specialmente donne. È arrivato l'arrotino. Sì, sì. Venite. Hai sentito il pesciarolo l'altra volta? Sì, io mi ho figato. Donne! Oh! Pesce fresco, pesce! Ma mi sa che da proprio tanto. Mi sa. Mm. E così, allora, cosa volevo dire? Che stasera fate investigazione. Stasera fanno investigazione. 15-16, vabbè. Dopo ti volevo dire se volevi andare con cugino Luca a fare una passeggiata da qualche posto. Volentieri, dipende dalla giornata, se sono libero o no, sempre quello. La gente mi sta sempre a chiedere, fate le scampagnate. Sì, infatti ce lo sta a chiedere anche il tipo mia, di andare a fare qualche scampagnata fuori di 6-7 ore, 8 ore. Come quella volta del Sasso. Che puttana che fa di Sasso. Sasso era volta del Sasso. Sì, è vero, è vero. Sasso Simone, sono un cappello. Sì, sì. Ah, okay, non il gran Sasso. Dopo dei terremoti. No, Sasso Simone. Ha frenato dopo dei terremoti lì. Ma può darsi qualcosa sicuramente. Sarà ma mica andiamo lì, andiamo in un altro posto, certo, magari certo, più bello. Certo. Non lo so, che idee ci avete? Sinceramente non ho idea adesso. Volevo andare in qualche paesino fantasma, può essere, oppure qualche città abbandonata. Mm. Ce n'è un sacco che non sta manco chissà quando. Quel castello che ti dicevo, ti ricordi che ti avevo fatto tutte le fotocopie? Sì. Quel castello che ci rimasti solo i ruderi. Beh. Quello pure era bello da andare, cioè Luca gli gustava. Certo, cioè credo che gli gustava. Però Luca pure non va sempre di convegni, non si fa sentire mai. Ma mai. Se tu gli dici andiamo lì, vai a ci vuoi. Jonathan invece non gli piace fare queste cose. Luca lo sai che mi segue, ti video. Non so se segue pure a te. Mio cugino va a un centro commerciale che c'ha la linea internet, collega al telefono e guarda i video. Ma dai. Beh? Ma da quando? Ma è una vita, ormai quant'è? È mesi. Okay. Un anno, mi sa, un anno buono. Lui guarda i video indiscretamente, sta dietro le quinte, non mi chiama mai, non mi si fa vedere mai, solo quando lo chiappo da zia Mimmi, allora lì si vede. Vabbè, lo dovresti cercare un po' di più, magari. Ma no, non c'è mai. Vado a casa, non c'è mai. Alla mattina presto parte alle 8 e arriva all'1, alle 2 del mattino. Non la rio, non fatica. No, lui no, lui. Può essere che c'è una donna. Può essere, cosa so. Magari hai trovato l'amore. Io magari, io lo amo. Io lo amo. Oh, non darai cugino, io ho trovato un nipote che non c'è mai. E Jonathan? Il nipote non ti vede mai, che zio... Jonathan invece? Jonathan sta sempre lì, non c'ha la macchina, non si può spostare. Jonathan lavora tutte le mattine, da 20 anni. Sul grande cuore dei Recanati, in una cooperativa, capito? Per un che si mangia? No. Una volta ci hai fatto un pranzo, mi sembra, la cooperativa del grande cuore. Al grande cuore ci abbiamo fatto una cena, era... Una cena, quando era finito, che era il periodo estivo, che andava in ferie, però il lavoro a tutti gli effetti, 5 ore ogni giorno, da 20 anni lavora, in cucina lavora sempre. Imballa le robe dei cugini, con la ditta dei farmaci, là,
Gentle in beta? La ditta laggiù. Angelini. Angelini. Ah. Non mi viene mai in mente. Pagate, ciò che stanno a fare pubblicità qui. Ah! E allora io sempre il prep fa pubblicità, non... il prep! Il prep poi mica si trova da me, ma sono qua allora. Niente. È da San Marino prima. Sì. E il prep non l'hai visto laggiù a Roma. Non c'è. Manco là, stante... c'è quello di Porta di Roma che è gigante come 20 di ste casa tu. Stante le farmacie e acqua e sapone. Ah, può essere acqua e sapone, non ci vado mai. Forse dopo dipende dai luoghi se viene utilizzato o meno. Mm. Perché è conosciuto. Vabbè, ma che c'hate meglio dell'altro? Tutto. Cioè, tutto. Cioè, il prep dal 1860. Vabbè, ma se io un gillette per dire. No, come cazzo si chiama? Un non è uguale perché il prep, scusa. Oltre che è una crema che ti ammorbidisce la pelle e che ti cura qualsiasi graffio, ferita. Te lo puoi mettere sulle ferite, te lo puoi mettere sui scottature solari, punture di insetti, tutto. Una cosa incredibile. Sì, ma un'altra gilletta non fa le schiume da barba pure. Sì, però non è uguale. Non è uguale. Non te, lo voglio provare una volta. Non ti toglie la puntura d'insetto, non ti allevia la puntura d'insetto. Però è tipo un aloe, una cosa che. Meglio pure! Meglio pure, guarda, è 100 anni e passa. Lo proverò quando lo trovo. 130 anni, quant'è? 1860, 150 anni. Comunque una cosa te volevo dire, che l'aloe e il limone non cura la sclerosi multipla. L'aloe no, te lo volevo dire perché non la cura, perché un giorno ho fatto un video che la cura, dopo la gente che ce l'ha veramente la malattia, te manna muori ammazzato. Però Luca, lo sai che c'è, lascia essere che l'ha letto in qualche... c'è una persona che ha fatto bene e è andato via. Che gli è andato via con quello è impossibile, che gli ha fatto bene può darsi pure, sì, gli ha fatto bene. Ma che gli manda via la malattia no, è una cosa impossibile. Oh, questo mi ha detto, mi ha confermato al 100% che io ho salvato la vita, dicendo. Vabbè, ma anche se fosse un caso. Un caso? Non si dopo può... se la maggior parte non gli fa niente, mi dispiace. No, vabbè, ti aiuta, ti tira su, comunque sia, ti fa qualcosa. Tutti i tipi di verdure, comunque dei succhi, delle carote, del limone. Perché l'aloe è stata sempre una pianta. L'aloe. Anche i faraoni la usavano. Sì, ci fai tutto con l'aloe. Però non è curativa, non è che ti leva la malattia. Ti allevia magari qualche cosa. Se pina botta, ce la metti, ti assorbe prima l'ematoma. Anche te la bevi, sì, magari te può fa meglio per lo stomaco, per gli enzimi, quello che ti pare, ma non te leva la malattia. È come uno che ha la IDS e dici, mangiate la liquirizia e te va via la IDS. Cazzo stai, capito? Ho capito. Dopo la gente che ce l'ha. Ma tu l'hai letto oltre a questa persona, l'hai letto in quattro... Della Bibbia. 4.000 anni fa curava nelle malattie incurabili con l'aloe. No, però sto a dire... Sì, sulla Forever Production. E poi si era letto una cavolata là. Non è che loro dicono che toglie la malattia, la alleviano. A volte, alcuni, io so delle testimonianze di alcuni che mi hanno detto che è andata via. Gliela ha eliminata. Allora, sta testimonianza di alcuni... Venitemelo a dire il canale mio, mi dite chi siete, io vedremo effettivamente questa cosa. Io sarei contento che lo dice da Luca. No, perché mia moglie ha la sclerosi multipla, quindi voglio dire. L'aloe ci vuole 2 o 3 anni per eliminare la malattia, questi qui che mi hanno detto che è stata eliminata. C'è state 3-4 persone in questo. Ci vogliono le prove. Prima di dire una roba, questo sì. Ok, ci vogliono le prove. Mediche. Le prove mediche. Ma... Provi, che tu ce l'hai avuta e che adesso non ce l'hai più. Certo, lo so. Mi fai vedere la lastra che ti hanno lastra, no, è quello che ti hanno fatto al cervello per vedere la sclerosi multipla, una malattia degenerativa del cervello che ti fa mangiare i nervi. I muscoli? No, i nervi, i globuli bianchi ti attacca i nervi. Allora, ce l'ha avuta pure Dalila, l'ultima moglie del sulle lastre che ti fanno del cervello, te fanno, se vede dove è nata, come si avanza, se si diminuisce, se si modifica, se te pianta in un altro punto. Si vede tutto. Sì, ma l'aloe non la blocca. No. Ti aiuta, ma non è che... Uffa. Però ci vuole un po' di tempo. Ci vuole un po', qualche anno. Ti dico.
io me lo auguro che gli blocca. Se gli avanza anche con quello, allora su dei casi non funziona. O Berardi loro, Berardi chi c'è qua? Berardi che ha fatto bene. Sì, però... ti pare strano? Perché... No, no, non è che mi pare strano, che prima di dire ok è questo, magari prima di dire ok, la cura... Le prove. Solo quello? Sì, sì, è certo. Oh, allora... buona investigazione stasera. Vediamo, beh. Speriamo. Adesso non si può dire niente del luogo, andatelo a vedere domani quando è pubblico. Dopo domani, ci vuole un po' di tempo. Ci vuole. Ci credo. Io mi ricordo quando li facevo chitarre angoste, mi ci voleva il buco del diavolo, 17 ore di unione di filmato, 17 ore da morire. Ma sì, poi l'ho visto. Non so se siete ficcati dentro. Che c'era la musica di Darkman. No, aspetta, non ti ho seguito, scusate. Il buco del diavolo che al ho fatto... Al Monte Corno. Al Monte Corno. In una grotta, in mezzo alla natura, che nessuno può dire niente. Lì in mezzo alla natura, ci andati tutti. Ah, quello l'avete levato? No, quello no, perché in mezzo alla natura. No, quello c'è. No, l'ho visto. Ah, sì, l'ho visto, ma stavo a confondere. Ma che vedo ora. C'era pure Gabriele, che dico dopo. Sì, è arrivato dopo. Sì, ma ho capito qual è. A me mi dispiace tanto di tali angoste che non possono più fare niente, continuare. Mi dispiace. Se chiude una porta si apre un portone. Sì. Quindi andiamo avanti meglio. Forse. Ma io spero che trovi qualche membro più fisso di me, perché io Ma certo, ma sto facendo una selezione. Che poi non mi sposto per i posti piccoli da Roma, non vengo per far un rudere. No, vabbè, che vuol dire. Dopo come funziona Luca? Il rudere non neanche ci vado io. No, tipo, che ne so, una casetta per dire, ma ci vogliono 10. Mezz'ora fa là, no, beh, la casetta ti dico sempre solo sotto se non c'ho l'approvazione del padrone, non c'è altro. Autorizzazione. Se no, è un posto enorme, tutto aperto. Uno, voglio dire, bocca a tutti. Vabbè, ma tu non dici in dove sei, non dici come ci arrivi, non dici come ci vai. Vabbè, ma tanti youtuber. Pure famosi che fanno sti urbex. Perché che fa gli urbex che fa? Non è che c'hanno tutti i permessi. No, ce l'ha nessuno, ce l'ha. Nessuno. Tipo il mostro di Casalecchio che sta a Bologna, no? Tutto aperto, è una cosa. Era un seminario. Sì, ci sono andato mille volte, tutto rotto. No, ci sei andato? Sì. Non l'ho visto mai filmati. Certo, perché quella volta c'avevo tutto in cassette millimetri 8. Ah, era tutto. Ci sei andato al mostro di Casalecchio? Vabbè, c'era andato pure Human Safari e tanti altri. E là è tutto aperto. Io c'ho una ragazza a Casalecchio. Pensa un po'. Là poi entri e basta, i documenti non. È tutto sfondato, no? Sì, tutto rotto, tutto sfondato, c'è andato mezzo mondo lì. Nessuno può dire niente. Se dice qualcosa lì, c'è proprio da tagliare la lingua. Ma anche se non. Ma non è che se da tagliare la lingua, ognuno è libero di dire quello che vuole. Perché tanto. No? Sì, ma se tutto aperto. Il cervello della gente sì. Non si può. Svalvola come gli è fatto. Per legge, se tutto aperto non ci stanno cartelli, può anche denunciare. Può anche arrivare la denuncia sempre sì. Non l'archivi al PM. Dopo però il processo si vince facilmente se è tutto aperto. Sì, ma la denuncia te l'ho. No, era per dire, qualsiasi luogo quello là. Io sarò ignorante quanto te pare. Uno, allora, puoi bucare come dicevi prima. Se te buchi in te un posto che c'è stati tutti. Hanno rotto tutto, non c'è più niente da rompere. Non c'entra niente, non c'è cartelli, non c'è recinzioni, non c'è niente, tu non possi fare documenti. Sai cos'è l'idea? L'idea, quello che si dovrebbe fare è che tu fai il video, cominci il video, che tu entri del posto, fai vedere che non c'è niente, che è tutto rotto e che non c'è cartelli, ma quello tu non lo metti nel video che metti su internet, ma è una cosa, una testimonianza che tu ti tieni. Nel momento in cui ci sono problemi, certo, tu però, vedi fuori quello e dici guarda un po' quando sono boccato io con ragione. Però le forze dell'ordine ti viene a dire a noi chi ce lo dice che tu prima del filmato hai spaccato tutto e poi sei entrato e hai trovato tutto aperto perché hai spaccato prima, capito? Se fanno questa domanda a chi le forze dell'ordine? Ma loro si può fare tutte le domande che gli pare, però se tu filmi mentre arrivi
io filmo mentre arrivo, però prima del video, sì, le forze dell'ordine ti dicono, ma a Nocchi ce lo dice che prima che tu filmavi sei andato a spacca tutto e sei boccato dentro. E cazzo, non ti vedi giù? Sì, però lì ci va, lì cioè, lo può dire. Se tu prendi a spaccare la roba, come cazzo fai? C'è la gente che ti vede, certo, la gente ma poi che il giudice, poi chi decide è il giudice alla fine. Il giudice non le fa sti ragionamenti dopo. Cioè, no, ma cioè, dipende dal giudice. Non c'è una strunzata, tutti cazzati. Cioè nel senso c'è una strunzata, tu, allora, sì, allora già. Allora, quello è morto per strada, io sono passato un'ora dopo, che me lo dice che te non l'hai ammazzato una che senso c'è? Perché se tu cogli la mondezza in giro, la metti dentro un sacchetto, passa la polizia, oppure passa qualsiasi forza armata, ti può fare una multa. Perché pensa che tu l'hai buttata per terra e tu la tiri su perché è una scusa che tu invece da tirarla su la stavi per buttare giù. Vabbè, e te fa la multa. Non puoi far finire. Non cominciato a cogliere su che già era lì. Ah, e il video dopo non te lo guarda il giudice. Perché non ci spreca il tempo per guardare il video. Vabbè, spero siano casi. Le ingiustizie totali. Non puoi fare più niente, non puoi fare la vita. Può capitare pure questo, sì. Cioè, se tu cogli la monnezza te sei in culo. Sì, te piglia pure la multa. Tu fai un bene per l'ambiente, pi pure la multa. Garbini o Garbini Consulting, che saluto de cuore Andrea, carissimo, lui ha creato una ditta che va a smaltire rifiuti in due discariche e chiede il permesso al comune. Certo. Deve chiedere il permesso. E Adea ha chiesto il permesso a Castelfidardo a pulire il greppo del zio Rigo. Buonanima, quello lì dietro le curve del portano. Una volta che c'è il permesso non gli perché è un mascello lì, io tanto che documento lui vuole. Non mi ricordo che c'era pure una ragazza lì che ci andava col cane sì, a pulì. Sì. No, a pulì no, a farci da carica. Perché lì c'è cagane bene, sta in mezzo alla natura. Però a pulì c'è un mascello di discarica, tutti buttano i sacchetti di mondezza sotto lì, tirene giù il finestrino, tirene lì. Ma cazzo fa a bucarti c'è il finestrino sotto la mondezza? Non c'ha in cani. Lo so, però c'è la gente, io una volta mi trovavo lì, uno ha buttato giù un sacchetto, si è scutolato mentre io ero lì. E in certi quartieri di certe città proprio... L'hai filmato? No, no, in quel momento no, perché c'ho la videocamera fissa verso di me. Te pensa che giù le curve della stazione Dosimo c'è Cesare, quello che vende la verdura? Sì. Lui ogni mattina trova sempre i sacchetti che deve buttare, la discarica lui, e già gliel'ha detto al comune, ha denunciato la polizia locale, niente. De notte vanno lì la gente che va sulle curve della stazione, buttano i sacchetti di mondezza ante il greppo suo, nell'orto suo. Vabbè, il civile che cosa vorrà? Rote, cadecami, rote di macchine, monde, tutto, sdraie, televisione, computer col tubo catodico. Ma ti rendi conto? Un poro Cesare. Poro Cesare questo, fino a un certo punto, Beh, però questo perché non ci stanno dei posti dove fa delle discariche proprio, cioè ci stanno c'è, l'isola ecologica però ne sta una ogni 100 sì chilo. Ma se vai giù se cura pure se butti la roba se vai giù te esaminano come i poliziotti peggio sono esagerati così la gente si indispettisce poi è normale che le butta per strada le cose per esempio tu sto io non c'è un bidone per gli spacci di potatura perché io poto spesso quando vado a casa della mia madre a potapolie no devo aspettare fai i sacchi chiama quelli aspetta che arrivano oltre il quinto sacco devi dargli i soldi invece chi te le puoi dare pure sfusi e mi sembra la potatura giusto perché pure io ho 10 sacchi giganti che io do scusa io devo aspettare devo fare due chiamate è uno stress ma... lo so e poi a Roma quella volta nel 2011 andai a buttare via un frigorifero una lavatrice te volevi 30 euro a Roma in nero. Sì, lo so, a Roma. Se no non te l'accettavo. C'era la porta. Magari c'è guadagni pure sul metallo tra la lavatrice o del frigorifero. Sì. A Roma c'era la porta a porta questa qua. È diventata una rottura di scatole che era impossibile. Gestirla hanno rimesso i bidoni. Ma certo, ma chi pure due rimetti i bidoni? Chi è che due ha gestito lo smaltimento rifiuti? È le ditte di smaltimento rifiuti stessi. Ma ti rendi conto che questi ci fanno i soldi con i rifiuti? Lo so, ma ti rendi conto Luca le spese, quanta nettezza urbana dobbiamo pagare pure di più? Io quando c'ho la casa mia pago un sacco di soldi, dopo da quando è venuta la raccolta porta a porta pago molto di più, te no, non ti accorgi? Per, cioè... per bidoni io intendo sempre differenziati, mica... Sì, ho capito, però, ma no, se un vecchio abita al quinto piano che non c'ha l'ascensore deve differenziare la roba tutti i giorni, deve andare giù, plastica, vetro, carta, se confonde... Vabbè, un vecchio da solo non credo che tutti i giorni butta la monnezza.
No, però se può confondere, può via pure la multa, perché adesso ci mette il codice C, il microchip, il codice. Addirittura c'è il codice. A me ancora non è arrivato. Ma te ne rendi conto? E poi ogni 5 metri se ferma il furgo, cala giù l'operatore, se spacca la schiena. Spacca la schiena, sempre così. Il sedile, frizio, cambio, gomme, usura del furgo. L'usura chi la paga? No, che paghiamo la bolletta. Invece prima c'era, anche se c'era l'indifferenziata che la faceva nei poco, però c'era tutti i buzzi, che si fermava lì, poi si fermava dopo 200-300 metri. E poi il cugino di mia madre portava il camion, quelli grossi automatici, svuotava tutto in automatico la mattina presto. Sì, dopo dipendeva, c'era quello del vetro, la plastica, sì, differenziale. Sì. Però era meglio, no? Era molto meglio. Sì. Pagami di meno. Il vetro lo veniva una smaltina una volta all'anno. Quando no, vabbè. La campana c'era. Sì, sì, invece in Germania, vedi? Tutto meglio in Germania, tu butti via le bottiglie, ogni bottiglia guadagni qualcosa, tipo un centesimo a bottiglia di plastica, la metti dentro un contenitore e ti dai i soldi. Ma perché la plastica si ricicla, il vetro si ricicla, l'alluminio. Però ti danno i soldi, invece a noi ti dobbiamo pagare a fior dei quadrini. La sua. Però devi andare lì, butta tutte le bottiglie, una per una. A parte che io non le uso le bottiglie di plastica, però. Vabbè, insomma è un casino, è un casino. Comunque invece da far meglio per l'ambiente ha fatto un casino, perché ogni 5 metri uno dice come te fai del bene all'ambiente con la raccolta. Che no? Poi è una stronzata pure. A ogni 5 metri si ferma quanto gasolio spende, quanto inquinamento spende. No, ma poi è una stronzata pure, perché sì, ok, ma sai quanti vanno a comprare i sacchetti all'Oasi o al coso per non averci il chip e poi magari te lo butta a terbuzzi pure casa tua? E te lo mette dentro il culo? Sì. Poi alla sera la butti di fuori, c'è cioè i topi o i gatti, te strappano il sacchetto tutto per terra, il giorno dopo quello le bestemmie, dopo dà la colpa ai condomini e dà pure la multa. Ma te rendi conto? È tutto magna magna. Una mafia. Magna magna del soldi, basta. Ci siamo un po' logorati su questi discorsi, spero che un po' ci dai. Tu ti sei logorato? Mi fame? E questo manca pranzato su stronzo. Io sto bene dopo. Due è il McDonald's dopo. E può darsi un paio di panini. No, se mangio dopo mi vado a mettere che c'è di dormire. Sì, un paio di Big Mac è troppi. Big Mac. No, in casa, ti metto lì in garage. Non si è mancato niente. È una miseria. A posto, salutiamo a tutti, grazie, buona investigazione. Grazie. E grazie che siete, grazie a te mi siete venuti a trovare. Ci ha accolto, poteva pure dire chi siete voi, boom, e ci ha sbattuto la porta in faccia. E invece ci ha accolto grazie Matteo. Io accoglio uscite, pare che non accoglio. Accolto, come le carote da per terra. Sì. sì. Chi è che non lo accoglie a Luca? Spero di avere qualche produzione con questi due. Io sono sempre disponibile, intanto lui c'è. Non chiama, che io devo fare? Io me ne. Che poi molti diranno perché non fate tutte e tre l'investigazione. Stiamo valutando i posti. Lui non le può fare, lui non è un casino adesso, magari. Ogni sperimentazione, cavolo, me denunci. Ogni sperimentazione mi chiama nei carabinieri. Lo dovrei chiamare nel momento in cui andiamo a fare quelle sulle case con l'autorizzazione. Però tanto dopo trovare qualcosa da un piccolo lo stesso. A me mi piaceva fare, io ho detto tale angoste quella volta, il ritorno al fortino. E lì si poteva fare, perché la padrona ci aveva dato la liberatoria. Però la padrona aveva cambiato gestione, ce n'è un'altra. Bene, io ci sono andato. Pure stasera c'è l'autorizzazione. Ma no, devi parlare proprio con la padrona al massimo. Sarà. Ha cambiato gestione, la gestione ha cambiato, però la padrona mi sa sempre quella di prima. E poi lì è un casino pieno di roba, ogni bivio c'è le mucche di monnezza. Dopo però quando si apre che c'è l'acqua no. Laggiù proprio non ci siete andati. Perché non ci vai là, laggiù un gommo. Le torce le mie lasciate a Gabriele, c'ho solo una torcia solo la testa, era quasi finita, due metri bravo. No, ma c'era l'acqua alta o in fuori? Sì, c'era un metro d'acqua. Io tocca andarci con un gommoncino. Per forza. Io ce l'ho, mi è stato dato, ancora non ho fatto nessuna sperimentazione con quel gommoncino. Un ragazzo me l'ha dato, un gommoncino piccolo da bambino. Ma tu sei andato in un posto pericolosissimo col gommone? No.
sotto la fogna, che se si bucava andavi giù. L'ha visto uno dei Menagoto, il Frenesi, sì. L'ha visto, dice, che uno è del Chiaravallo, il Frenesi. Ma lo sai? L'ha visto, diceva, matto, quasi che si è bucato, sì. Giù. Ma lo sai, lo sai l'ultima, Davide, un operaio della ditta API, e l'ho incontrato al rinnovamento dello spirito, in un incontro, ha detto, ma te? No, io sai, i miei colleghi del lavoro hanno visto il video, ha detto, ma no, ci hai preso paura, ci hai fatto via paura, sai, non tanto per me, per loro, perché se ci va lì uno, un kamikaze, che se fa un papraglia lì scoppia tutta Ancona, tutto quanto. Sì, magari è meglio che mi dice kamikaze, se no... No, perché come sei entrato tu, e lì c'è la vigilanza, la sorveglianza, come sei entrato tu, si può intrufolare chiunque. Certo. Ci hanno avuto paura. Capito? È un modo per capire meglio la sicurezza, sei stato anche di un'utilità da quel punto di vista. Sono stato un'utilità. Anzi, mi dimenticate la gaga, adesso ho fatto vedere pure le falle che ci avete. Le falle del sistema di protezione. Ah, capito. Perché se tu vai alla sbocca del fiume Esino, lì sbocca proprio nella centrale della raffineria. Vuoi entrare nella centrale? No, lì te mandano via i poliziotti. Mi hanno detto chi è che ci è andati a pesca, li mandano via. Sì, ma i matti che ci vanno giù con gommone non c'è. Dentro lo fuori. Quindi non ci penso, ne hai capito? Non ci vuole. Quindi come gli hacker trovano le falle in te, dentro le ditte, no? In te, i computer delle ditte, te gli trovi le falle. Telefoni. È una miseria. Finiamo in allegria, che è meglio. E va bene. Salutiamo. Chi non ride in allegria è un ladro o una spia. Non ridiamo a posto. Non era che impisce in compagnia. Sì. Oh, grazie ancora della vostra visita e grazie a chi è che ci state a guardare. Ciao gente. E se vi incazzate di qualcosa di me che ho fatto un cazzo a qualche tu, me ne strafrego. Non mi interessa niente, ognuno la pensa come gli pare, come ha detto Luca. Ognuno ha la testa che la ragiona come gli pare. Certo, qualcuno magari la può vedere come te, uno no, però alla fine ognuno... Ognuno ha la sua libertà, Va bene, mi bella ciuccio. Allora, di un po' un'altra volta il canale tuo. No, Davide... ma no, se no dicono che è sfrutto per Polipi. No, lo dico io. Io sto qua per aver incontrato Matteo. 86. Basta. Grazie. 51. Dai. 51. Tanto mi hanno visto in qualche investigazione. 51. Vabbè. Non sto qua pubblicizzando. Il canale dei Costanter nuovi. Il nuovo Afterlife Investigation, che definitivo. Poi erano due i nomi, uno era Demon Hunters, che l'avevo proposto io, e Afterlife Investigators, e poi ha scelto quello. Non è che ha scelto, hanno scelto loro. Sì, però è bello. Non c'è poco da dire, hanno scelto gli utenti. Vabbè, sì, però magari piaceva di più, comunque va bene, erano belli tutti e due. Vabbè, buona investigazione, e mi avrebbe piaciuto esserne parte, però c'è sempre da fare, c'è sempre tutto un impegno, a parte che non posso fare niente perché mi bloccano tutto un continuo, tutte denunce, tutta una denuncia. Sei contenta e contenta? Allora. Sei contenta che adesso siamo qui? Adesso di male il video, che sono un tuo. Ah, chi è che non vuole che fai video con me? È una miseria. Cos'è io avrò fatto di male a questa gente? Dentro la famiglia di loro, cos'è che ho combinato? Io cosa ho combinato dentro la famiglia di loro? Lascia perdere, discorsi ormai immaginati. Ah, vabbè, sì, basta. Sì. Vabbè, salutiamo, cos'è? Ci strafregamo. E andiamo avanti, non andiamo indietro. Ciao. Ciao, gente. Davide, buon viaggio. E Luca, buona sperimentazione. Ma quello ci viene, lo fa parte. Ah, investigazione. Loro. Allora, buona investigazione a tutti. A posto. Fine! Guarda, io la foto così col fotogramma, ormai ho imparato. Attento però, così te va via. Ma questa però... è quella Panasonic, però è un modello migliore di quella. Sì, però... Meglio questa qui, quella vecchia. È meglio, però... c'ha qualcosa che ogni tanto si blocca. E vabbè, fammi una foto lui particolare. Lui sulla bicicletta. Io nel letto. Fammola una che non abbiamo fatto. Io nel letto, ho sparato giù. Io sopra Luca, chi... sulle spalle, non ti si vede. No, perché noi iniziamo a bicicletta, devi attirare. Lui con la bicicletta, tu nella seggiola, io nel letto.
Oppure Luca, se vedi che la seggiola io sopra lui, e lei tieni a Davide del cucina. Come tutti e due, uno del quello dell'altro, come sono andassi. Ce l'hai con Davide? Non è la fama però lo spazio. Luca è la fama, mi sembra. No, per forza. No, per forza sì, questa sedia qui però non mi piace, meglio qui. Oh, ma se siete d'accordo. Stavo per partire una battuta, dico perché non c'entra. Bravo. Come fa a mentarci tutti quanti? Ma neanche qua, cioè come fa, cioè proprio noi, non... Ah, tu te metti a sedere qui, lo se metti a sedere qui? No, come il croce che mi stai incullando, no, non esiste. Vabbè, però? Vabbè, così è normale, però. Sul letto sembrava i froci, però. Mettete a sedere qui? Perché? Qui? Ah. Ingrugnati, però. Però non si vede. Perché non te metti qui? Ma siamo tagliati, cioè taglia i volti, eh? No, non taglia niente, guarda. Metto il fotogramma, no? Mettete qua. Come il finocchio, dai, qui sotto. No. Dai! Dai, perché? Ma sto scherzando, dai, io volto. Dove devo mettere? Ma siete qui! Ma manco morto, così. Ecco. Davvero, manco morto. Aspetta, così. No. Così. No, niente. Così. Così. Fa come te pare. Vai, fallo mo. No, aspetta. 3, 2, 1. Questa. Adesso un'altra cucina o basta? Ecco, che si vede meglio. Vai. Ecco. Aspetta, 3, 2, 1. Ah, siete incazzati? Sì, pure io. Allora vai. 3, 2, 1. Basta. Basta. A posto.